Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Gabriele. Oggi, grazie a Play Store Italia, il miglior negozio di tecnologia di ogni tipo a Curno, in provincia di Bergamo e Bergamo città, siamo in compagnia dell'iMac, l'ultimo uscito con chip proprietario Apple M1. Precisamente questo è il modello azzurro, color azzurro, con 256 giga di SSD e 8 giga di RAM. Quindi una delle versioni entry level. Vediamo, volevo iniziare il video così, scatola frontale, vediamo lo schermo azzurro, poi qui vediamo lateralmente cosa c'è dentro la scatola, possiamo già intuire quanto sia sottile e bellissimo vedere anche sulla scatola posteriore lui completo, e questo ricordo che è di colore azzurro, proprio bello. Adesso passiamo alla parte di video con l'apertura della confezione. Ok, siamo alla parte di apertura della scatola dell'iMac. Allora, devo trovare il modo di tenerlo correttamente in centro all'inquadratura, quindi si apre per così, così, e guardate che splendore, si abbassa il gancio della maniglia e wow, schermo. E poi vedete che ci sono delle frecce per l'apertura inferiore e laterale. Wow, bello, bello, stupendo. Ovviamente il cartonato è stato progettato per resistere al peso e anche per il trasporto di questo tipo di prodotto. Adesso tolgo la videocamera dal treppiede e andiamo a fare un video focus dei dettagli. Allora, base in di colore azzurro. Possiamo, poi qui c'è il foro per far passare il cavo. Tutta la parte di scocca esterna lungo tutto è pellicolata, quindi quando dovrete aprirlo ricordatevi di togliere la pellicola. Poi diamo un breve occhio. Che spettacolo di display! Wow, è proprio un iMac. Tra le caratteristiche sia della serie iMac nuova che del MacBook Pro da 14 e quello da 16, non c'è più l'icona da grande mela. Quindi tutti i prodotti sono riconoscibili da tanti elementi, dal notch per il 14 e 16 Pro, piuttosto che questo che ha la mela solamente sulla scocca posteriore. Che cura dei dettagli veramente nell'impacchettamento. Adesso lo vado a rimuovere con molta cautela dalla scatola. Ok, iMac tolto, la posizione della tastiera e del mouse non sono in posizione laterale, bensì una volta alzate estratto l'iMac, le troviamo qui. Vedete? Alimentazione, questo rete e va fino a qui. Poi questo ulteriormente, sempre del colore dell'iMac, vedete, bellissimo azzurro, che va poi a inserirsi nella parte
posteriore di alimentazione che vedremo dopo. Tastiera, bellissima anche questa. Allora, io credo sia acciaio, quindi è acciaio anodizzato del colore dell'iMac. Molto importante la presenza del sensore di impronte nella tastiera, perché ovviamente è compatibile anche con le tastiere senza sensore di impronta, però qui in alto a destra molto interessante la prima volta che è presente nelle tastiere di un iMac, perché sarà stato molto importante il protocollo di sicurezza di connessione per lo sblocco, mentre siamo abituati a vederle nei MacBook, ma è stato importante trovarle per la prima volta anche in un iMac. Qui abbiamo un cavo che serve per cosa? Per caricare semplicemente la tastiera. Vedete, micro USB, e qui abbiamo un cavo micro USB che si collega nella parte posteriore dell'iMac e serve sia ad alimentare lui che a mettere la carica anche nella tastiera e nel Magic Mouse. Anche questo è un Magic Mouse di seconda generazione con batteria interna dello stesso colore dell'iMac. Bellissimo, anzi, stupendi, veramente. Sarà che mi piace il colore, ma è per quello che sono molto contento di fare questa video recensione. Vi ricordo, in collaborazione con Play Store Italia, veramente un grande negozio con delle persone professionali e competenti e gentili a Curno e a Bergamo città, ma trovate tutto in descrizione. Rimetto via anche il Magic Mouse e lo mettiamo qui. Adesso passo ad analizzare l'iMac. Ok, con l'iMac fuori dalla scatola vado a vedere se sulla cornice laterale ci sono qualsiasi elemento. Allora, cornice laterale destra completamente liscia, cornice laterale sinistra abbiamo anche qui completamente liscia, bottone di accensione e spegnimento lo vediamo a vista e vediamo che da questo lato ci sono bene due porte Thunderbolt e due porte micro USB di tipo C. Qui invece il cavo con attacco a calamita, quindi basterà anche solo appoggiarlo qui e lui automaticamente lo attiverà a sé per l'alimentazione. Ci tengo a mostrarvelo anche, vediamolo lateralmente, quanto questa meravigliosa macchina sia sottile. Guardate, un iMac che pesa come un MacBook Pro. E ve lo posso dire da persona che ha un Pro e l'iMac. Cioè, vi dico che siamo lì a portarli come
peso e come comodità di portabilità. A proposito, sicuramente arriverà anche la video recensione del Pro M1. Ma ho bisogno di studiarci un po' su. Per oggi e per questo video vi chiedo di apprezzare il meglio che ho fatto per questo video, per questo iMac M1 che ho la possibilità di avere in prestito solo per un giorno. Per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi nei commenti, anzi facciamo qualche ultima prova. Semplice, agevole da inclinare anche solo con una mano, quindi massimo grado di inclinazione leggermente avanti, direi meno di 10 gradi avanti verso il viso e massimo livello di inclinazione verso indietro, saremo sui 15 gradi. Una macchina veramente particolare per un utilizzo non consumer, sicuramente. O anche consumer con qualche esigenza in più. Adesso rimetto tutto via, vi chiedo se vi è piaciuto di mettere un like e iscrivetevi ai canali social del canale di Gabriele. Ciao, grazie di aver visto questo video.